grazie per questa visita. Ho descritto i numeri dell'Abruzzo, sia considerando l'Abruzzo dentro le sue mura, sia considerando l'Abruzzo rispetto al mondo, le risorse finanziarie anche destinate all'attrazione di investimenti, le nuove procedure, la nuova normativa nazionale e regionale. E ho detto che noi siamo pronti per diventare una piattaforma per nuovi insediamenti imprenditoriali di livello internazionale e anche mondiale. Presso l'ambasciata incontreremo una serie di operatori economici, sia il sottoscritto che il presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini, il presidente della Calabria, il presidente del Piemonte, del Veneto e della Toscana. Lui è apparso molto interessato, l'ambasciatore, e sappiate, come ormai è dato storico, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia è un vero e proprio operatore anche di attrazione di investimenti e di mobilitazione di nuova economia. Così il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, al termine della visita ufficiale compiuta lo scorso 5 aprile all'Aquila dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, John Phillips. Il diplomatico ha inoltre incontrato a Palazzo Silone una delegazione di studenti universitari abruzzesi che prendono parte al progetto Wayne in Abruzzo, in virtù del quale agli studenti più meritevoli viene concesso di seguire un corso di studio a Detroit, nella Wayne University, e viceversa a quelli americani viene concesso di seguire un corso di studi nelle università abruzzesi insieme ad un soggiorno per conoscere e approfondire la cultura italiana nello splendido borgo di Gagliano Aterno. Che indossano tutti, quindi ci farebbe piacere. I giovani abruzzesi non saranno costretti ad emigrare perché nella regione ci sono segni di una crescita economica, ha detto l'ambasciatore Phillips nel corso dell'incontro. Sono un americano di seconda generazione, ha detto rivolto agli studenti, ricordando le sue origini italiane. Dico ai giovani che vedo un futuro qui per loro. Ci sono segni di crescita economica, non sarete costretti ad emigrare. A ricevere l'ambasciatore, oltre al presidente D'Alfonso, c'erano anche il vicepresidente Giovanni Lolli e il consigliere regionale Luciano Monticelli.